se vi permetto, signore. Fritz, guarda che bisogno. È così che si diventa antropofago, oppure peggio, ci si sposa. Lo dici? La signorina Beren è molto pericolosa. Le parlo per esperienza. La mia defunta signora Brenner riuscì a farsi sposare, signore, subito dopo che le avevo detto bocconcino mio. Monsieur Brenner. Monsieur Beren. Monsieur. Delitti. Veri delitti, ma io li smascherò senza pietà. Certo. Un artista deve difendere le sue creazioni dai plagi. Peggio ancora, dalle cattive imitazioni. Non me ne parli, non me ne parli. Tradimenti contro l'umanità, approvo, signor Beren. Io non le consiglierei mai di rendere pubblica la ricetta delle sue salsicce mezzanotte. Io la supplico solo di cederla, con la clausola della più assoluta discrezione, al mio cuoco, che non sarà un genio, ma è degno di eseguirla. Sicché lei vorrebbe comprare la mia ricetta per sé? Oh, non per uso commerciale, solo per uso familiare. Soltanto io, il mio cuoco e qualche volta anche il signor Goodwin godremo dei benefici dell'acquisto. Offro $3,000. Mi sono stati offerti 500.000 franchi e ho rifiutato, signor Wolf. Io avrei modo di carpirle il segreto. Una persona si è già offerta per questa impresa. Vedaslo, ci scommetterei che è lui. No, no, è un grande cuoco svizzero. Non le dirò mai il nome.